Benvenuti nella fanga del Cross Park Ponzano. D'obbligo la carrellata delle supermoto del Team Party. Qui abbiamo Giuliano. Sbirciamo l'iscrizione. Ci mancavano queste OP. Controllo del casco, vetturina e occhiali. Marco, dove siamo? Allora, dove siamo lo sappiamo, no? A cosa fare ancora non dobbiamo capire. A cosa capire. Fare? Cosa siamo venuti a fare? Ragazzi, ma l'avete vista la pista? Andiamo a vedere la pista, venite con noi. Ragazzi, siamo a Ponzano di Fermo, a Grotta Azzolina, per il trofeo Fiori, la seconda edizione. L'abbiamo preso, dopo vediamo, facciamo un po' di unboxing. Abbiamo appena fatto l'iscrizione, come avete visto, e ragazzi, iscrivetevi al canale. Buongiorno, il paddock questa mattina si sta animando. Gli ultimi momenti prima di iniziare le prove cronometrate. Andiamo a fare una carrellata sui vari presenti. Stanno per iniziare le prove libere, le qualifiche per questo trofeo Francesco Fiori Astri Nascenti, dove parteciperanno i 65, 85 e 125 junior. L'organizzazione ha fatto tutto il possibile per rendere questo terreno praticabile, perché qui in questi giorni ha piovuto l'impossibile. Ecco che entrano i 125, vediamo un po' come sarà questa pista. Ancora ci sono delle belle pozze, vediamo un po'. Guardate il paddock, strapieno. E lì i 125 pronti per le loro prove libere e qualifiche. Allora, è giusto anche dare voce alle mamme, perché e adesso ad ogni video vi daremo testimonianza di come noi mamme viviamo questo sport dei nostri figli. E qui con noi oggi c'è Giovanna, la mamma di... Allora, sono la mamma di Francesco Allegretti, categoria 85 senior, e Federico Allegretti, categoria 65 cadetti. Quindi ho preso proprio non uno, due figli! Esatto, quindi doppia tensione, doppie emozioni. E come viviamo questa cosa nel paddock da dietro? La tensione che ci abbiamo. Allora, sicuramente ci prepariamo anche noi mamme un po' di giorni prima, no? Anche perché noi dobbiamo essere da supporto per i ragazzi, no? Dobbiamo aiutarli in qualche modo a superare quelle che sono poi le loro paure, le loro tensioni, no? Quindi dobbiamo farci tanta forza, perché non è che accendiamo il pulsante anche noi mamme, no? E riusciamo ad essere poi pronte per loro. Quindi anche noi dobbiamo fare veramente tanto lavoro, secondo me, interiore, no? Per stare serene. E prima della partenza cosa fai? Prima della partenza dico sempre, vado da sola, mi metto in un angolino e lì, insomma, cerco di mantenere la calma, però devo dire la verità, non funziona sempre. Quindi però, siamo tutte sulla stessa barca alla fine. Perché partiamo bene, nel senso mentalmente ci siamo, però poi ti prende talmente tanto l'emozione quando ti vedi, insomma, in mezzo alla muschia, e poi va un po' in base, no? Anche alla gara, certo, certo. Quindi,
ci sono. Ci sono, perfetto, grazie mille. Grazie. Allora, sono appena usciti i 125, auguri babbo, buon lavoro e buon lavoro anche a noi, dopo tra un po' tocca a noi, quindi... Prego! Cioè, totalmente in lavatrice ti dobbiamo mettere. Per fortuna che oggi abbiamo l'assistente agli occhiali. Grazie Ali per i consigli. Ho dovuto fare anche io un po' un remember. Oh, ma qui abbiamo un futuro rider. Chi c'è qui? Ciao Nico! Ok, siamo pronti per andare a fare le nostre qualifiche. Vediamo un po'. Vai che si parte. Ragazzi, non è uno dei NAS, è il babbo. E questo è quello che si trova dall'altra parte. Ecco a voi ragazzi, i 65, pronti per le loro prove e le loro qualifiche. Manca ancora qualcuno perché stanno girando ancora gli 85. Qui c'è un gran mucchio. Qui mancavano i nostri amici del party. Dovremmo essere al completo. Iniziate le qualifiche anche per i 65, cadetti e debuttanti. Vi ricordo che hanno tagliato la pista perché era totalmente impraticabile la parte alta, anche per i 125. È stato un pronti partenza via. Quella è una parte delle più ostiche, dove tutti in tanti si sono fermati. Alex è passato, Rossi, è passato anche Alex, Rossi. Che la pista è sicuramente molto ovviamente migliorata, anche se rimarrà complicata di pulire. Allora questo è bello ostico qui come terreno. Qui ci sono tutti pronti partenza via, tutti che aspettano il traino. Tutti i meccanici, i genitori. Vedi come funziona adesso? Vai Sammy, cioè la Sammy che pulisce e Marco che la sta a guardare. No, io sto facendo di qua. Sta facendo i ricavi. E invece Marco, io ho capito tutto, perché io sono l'addetta alle birre. Brava, brava, è il compito più importante, soprattutto per noi babi, vero Marco? Nel pregara. Amore, guarda, già in posizione. Ok ragazzi, ci siamo. Sì, tanto sei il quinto, quindi puoi darci un'occhiata. Eccolo. Babi, siete pronti?
Ah, noi siamo sempre pronti. Sami? Ah, per forza. Nico? Lui pensa, Nico, dai, lui Nico, è già pronto. Nico, whipa, fai vedere le whipate, bravo, così. Preparazione della pista prima della partenza. Chiusura, preparco. Allora, vediamo un po' questo giro di ricognizione come vanno. Mamma mia, è dura, ragazzi. Porca miseria, qui bisogna essere. Si accendono i motori per questo trofeo. Francesco Fiori, Nastri, Astri Nascenti, la pensione anche per me, come per tutte le mamme. Ecco la bandiera verde, 15 secondi. Eccoli tutti lì, 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo un po' chi è il primo. Federico, grande. 1, 2, 3, 4, 5. Dai Alex. Ecco, si arrivano anche tutti gli altri. Questa è una parte difficilissima, ragazzi. Dai Rossi, dai. Alla fine del secondo giro delle medesime tradizioni. Vai Alex! Mamma mia, che sono scannati! Ecco Alex, dai amore! Dai che siete tutti lì! Per il momento
Forse è il quinto? Ah, ce l'hai le calcagne? Per poter recuperare, vedremo. Per i prossimi giri riuscirà intanto il tempo ormai. Qui non ci deve essere sbavatura. Ti ricordo che siccome ci sono anche i debuttanti, la gara è 8 minuti più 2 giri. Vai Alex, due giri per te, questo è quello che ti sta dietro. Ed ecco che inizia l'ultimo giro. L'ultimo giro. A passare Allegretti. Ranieri, Proietti, Lombardo. Vediamo qui. Con Ranieri terzo, quarto Proietti, Lombardo. Sempre più vicino, ma... Alex! Dai, Rossi! Madonna, se gli sta dietro... No! Dovrebbe il 311 forse, se non vado errato, dovrebbe essere Pirelli che si è volato, si è rialzato, mi sembra l'una, come detto non riesco a leggere il numero 4. Dai amore! Però dovrebbe essere Pirelli che, se non sbaglio, è scivolato. Ha fatto una gara strepitosa, bella partenza, si è infilato, siamo cresciuti dove siamo cresciuti, un po' legnosi, sì, caduta alla fine, ci sta, però ci siamo. Ad ecco che si vanno a schierare per gara 2. Ecco, si accendono i motori per i 15 secondi. Allora, gara 1, Alex, l'ultimo giro purtroppo è caduto. Vediamo come affrontiamo gara 2. Oddio, quella che è caduto. Nessun cambiamento, rimane invariato e...
sbagliato, ma nell'ordine di tra i due resti che siamo lì un secondo tempo. Dai Alex, spingi! Guarda qua dietro! A cui si sta avvicinando Baldini, non lo so. Baldini grosso quinto, stesso la porta aveva perso 2 decimi e mezzo nel giro precedente, per aumentare ulteriormente il suo vantaggio, mettere al sicuro la prima posizione. Sono già consumati diversi minuti, siamo al minuto e mezzo, quindi quello che inizierà quando saranno sulla finish line sarà il terzo ultimo giro. Hanno detto di tirare negli altri. Alla moto? No. Oh! Sai cosa diceva lo speaker? Con tutta la rabbia che aveva accumulato l'ha sfogata in pista. A posto, perché non siamo ancora stanchi, mi sembra giusto. Sì, ma qui c'è l'istruttore che sta fregando con quel braccio monchino lì. Dai Rossi, buttati dentro. No, l'istruttore è più stanco i piloti, eh. Dai, non ho ripreso niente. Dai, tieni duro. Tanti auguri a voi. Tanti auguri. Dai, Nico, canta. È passato Nico. Eccola. Ecco. Tanti auguri, Alex, Danny. Tanti auguri a voi. Coach, buon appetito intanto, la prima gara è andata,
Dobbiamo lavorare, ragazzi? Sì. Ancora ancora siamo all'inizio. Dobbiamo lavorare. Va bene? Alla fine non dovevamo farla sta gara, qui stanno ancora girando, siamo partiti col mega pacciugo e abbiamo finito quasi col secco. Abbiamo provato tutte le condizioni, meglio di così. Alex ha finito la gara con il mio Alex, alza la mano. Eccolo, ha finito la gara con la gomma anteriore bucata, prima o poi mi decido a comprare queste mousse. Per il resto, ragazzi, vi invitiamo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Basta. Ed ora, come detto, c'è un premio per tutti. Polita, l'unica ragazzina in gara nella categoria Cadetti 65. Complimenti Greta e complimenti a Cesare Dignani. Vai Cesare, complimenti anche a te, complimenti ad Alex Rossi. Intanto Mr. Racci si sta lasciando prendere la mano dal fumo. Maggiorino Cioffi, quindi anche premio per Maggiorino. C'è Maggiorino, dai, non siate timidi, fatevi avanti. E premio per l'undicesima posizione di Ettore Pavoni. Eccolo qua anche Ettore. E poi il prossimo, Riccardo Russo. E poi il prossimo, Francesco Grosso. Ecco di qua Francesco. Ed ecco Alberico Palladino. C'è Alberico. E c'è anche Nicolas Baldini, settimo classificato Nicolas. C'è Nicolas che arriva. E c'è il sesto classificato Leone Lombardo. Sesto classificato Leone. Dov'è? Non c'è Leone. E niente. Il quinto classificato Gedeone Ranieri. Complimenti Gedeone. Bene, fermati lì a fianco del terzo gradino. Il quarto nell'assoluta Alex Pirone. Se vieni col podio, i premi si prendono al podio, vai. E andiamo al terzo classificato Simone Proietti. E sale sul podio, per lui anche un buono spesa e non è male. E dalla seconda posizione per Federico Allegretti. Marco Montani che gli consegna la coppa ed il buono spesa, ma ora il gradino più alto, quello centrale, per il vincitore Anthony Montoneri. Grandissima vittoria, ma come vedete sportività massima. Trofeo Francesco Fiori, buon acquisto, e casco messo in palio offerto da Restore, che ringraziamo. Complimenti, grazie ragazzi, non posso ridire tutti i nomi, ma grazie per essere stati con noi qui a Pozzano di Fermo per il trofeo Francesco Fiori, Astri Nascenti. Grazie ragazzi.